Non posso non iniziare ringraziando il direttore del nostro dibattimento per la sua presenza, per il suo continuo sostegno, e ringraziare anche la GIGOM e i suoi illustri rappresentanti che oggi ci accompagnano, e gli autorevoli relatori che hanno voluto condividere con noi le loro riflessioni, gli organizzatori di questo convegno e la professoressa Bava, per aver pianificato questo incontro e per aver promosso una riflessione collettiva su un tema di così grande attualità. E per me è un onore portare i saluti e il benvenuto da parte del dottorato di ricerca Scolino in materia di diritto di servizi nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo, e nel quale alcuni dei relatori di questa giornata fanno parte o hanno fatto parte. Il tema che oggi ci occupa è strettamente legato a una delle problematiche più attuali che interessa l'attività dei prestatori di servizi della società dell'informazione. La diffusione di internet ha avuto un impatto dirompente in tutta la tematica del diritto d'autore. Ha inciso sul concetto stesso d'opera, sulla nozione di autore, sulla portata e il significato di utilizzo, ma soprattutto ha messo in luce l'insufficienza dei mezzi esistenti in precedenza per tutelare il diritto di autore in questo campo. Con internet diventa molto più facile violare il diritto di autore, però è pure vero che con internet diventa anche più facile produrre e diffondere le opere. La rete potenzia la creatività, la produttività, lo scambio e il proliferarsi delle opere. Questa doppia anima di internet ha alimentato il dibattito intorno alla normativa da applicare. Come dicevo, si è fatta chiara l'insufficienza dei mezzi esistenti in precedenza per tutelare il diritto di autore online. A questa insufficienza ha voluto dare risposta un'articolata normativa che prende l'input dalla normativa europea e in concreto dalla direttiva numero 31 del 2000, che successivamente si è sviluppata e ha trovato attuazione nel nostro ordinamento giuridico italiano attraverso il decreto legislativo 70 del 2003 e il regolamento adottato dalla GIGOM entrato in vigore nel 2014, successivamente modificato, e anche la direttiva del 2018 alla quale si è fatto riferimento. Al centro della tutela amministrativa si trova appunto la GIGOM, che ha visto progressivamente aumentare i poteri di intervento e quelli sanzionatori. Sono tante le questioni che questa tutela ha sollevato agli studiosi e agli operatori del settore. Alcune di queste tematiche, problemi, sono stati anche affrontati dalla nostra giurisprudenza. Mi riferisco in primo luogo al tema riguardante il potere regolamentare dell'autorità, la sua portata, l'incidenza sul sistema delle fonti del diritto. Altre questioni sono ancora oggetto e riflessione, ad esempio il tema del rapporto tra l'attività e le funzioni delle diverse autorità indipendenti. Sono tante le questioni in cui sono interessati contemporaneamente, ad esempio la GIGOM, l'antitrust, l'autorità garante della privacy, e attuare anche il tema del rapporto della GIGOM e la SIAE, la questione sull'individuazione del soggetto responsabile di una violazione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale, la messa a punto e l'operatività effettiva delle misure inibitorie, tenendo presente la portata globale e interstatale della rete. Altri temi ancora attuali e ancora oggetto di dibattito, l'esigenza di rendere operative le misure protettive in tempi strettissimi, l'esigenza di velocizzare l'operatività di queste misure per poter parlare di misure adeguate ed efficaci. Il tema anche è aperto il tema della tutela preventiva e la sua compatibilità con la libertà di espressione e la libertà di stampa. I rapporti tra testate giornalistiche, motori di ricerca, pubblicità sono
tanti, come vediamo, i temi ancora aperti sul tavolo e soprattutto vedremo oggi quanti ancora di più sono ancora oggetto di dibattito. Il tema è ricco di spunti problematici e richiedono una riflessione approfondita. Questo incontro ci dà la passione di fare questa riflessione, di partecipare a questa riflessione, e si tratta anche di un incontro particolarmente importante e rilevante perché conta con la partecipazione non solo di studiosi accademici ma anche di esperti operatori del settore, il che pone in relazione il nostro sistema normativo con la realtà operativa, e solo da questa prospettiva potremo affrontare con successo la sfida che ci pone in questa tematica. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio di nuovo gli organizzatori per questa interessante opportunità di confronto e di analisi che ci offrono, e non mi resta nemmeno anche a me di augurarvi un buon lavoro. Grazie. In particolare dal professor Corvo, che aveva benissimo evidenziato come il tema del contributo del concorso degli illecito sia una delle opzioni per sanzionare dei comportamenti che si ritiene debbano essere sanzionati o nei confronti dei quali si esiste un bisogno di tutela. Bisogno di tutela che può essere soddisfatto o per via interna ampliando la nozione, facendo diventare questi comportamenti tra quelli che di per sé costituiscono un'interferenza con i diritti esclusivi, oppure facendo ricorso alla soluzione esterna, per esempio appunto con la nozione di concorso. Abbiamo visto che AIP Internazionale ha scelto con forza la prima strada, a me sembra che questa strada sia anche quella del dottor distinguere le influenze della Commissione della Corte di Giustizia, che ha ritenuto ampliare, se vogliamo, la nozione di contraffazione, la nozione di comportamenti rilevanti ai fini della gestione della contraffazione, per farlo rientrare, lasciando invece anche i diritti nazionali, come potrebbe essere quello italiano, l'uso di strumenti e istituti diversi come quello appunto del concorso che è quello praticato dai diritti nazionali. Tutto questo in uno schema che non vede le due opzioni o le due soluzioni contrapposte e alternative in maniera definitiva, ma con uno scambio a volte fruttuoso che fa sì che determinati comportamenti che inizialmente possono venire rilievo dal punto di vista del concorso, col proseguire dell'analisi, come diceva Tommaso, forse con l'evoluzione del mercato, possono poi divenire invece parte della fattispecie illecita. Tutto questo perché esiste l'esigenza di tutela a cui o vuoi l'ampliamento della nozione del concorso, vuoi l'ampliamento della nozione della contrattazione, vuoi rispondere. E nella slide di Internet Spalle ho provato a riassumere sulla base del punto gli studi che menzionavo prima e un po' dell'analisi della giurisprudenza, quali sono le esigenze di tutela a cui questa risposta appunto vuole rimediare qualche misura. Da una parte abbiamo certi comportamenti che sono in qualche misura scriminati e nei confronti dei quali quindi a volte nasce la necessità di intervenire, quindi di rimodulare in qualche modo l'ampiezza delle discriminazioni. Altre volte abbiamo delle condotte, come ricordavo poco fa, che si collocano in più giurisdizioni, in nessuna delle quali avviene il legittimo compiuto. Altre volte ancora abbiamo nella stessa giurisdizione più comportamenti, ciascuno dei quali non integra la lesione del diritto, ma i quali, visti nel loro complesso, portano al risultato di vedere il diritto. Altre volte abbiamo un tema di avere dei comportamenti che vedono coinvolti più soggetti, ma rispetto ai quali, o per alcuni dei quali, sia difficile raggiungere la prova. Ci credo che diventa importante poter appuntare la
c'è una contrattazione sul soggetto nei confronti del quale è più facile raccogliere la prova dell'illecito, oppure nei confronti del soggetto che si presenta più capiente dal punto di vista patrimoniale, quindi abbiamo la contrattazione che in astratto può essere raccontato in capo a più soggetti, ma solo alcuni di essi sono in grado davvero di ristorare il titolare del diritto della lesione. E tutto questo ovviamente deve anche fare i conti con la necessità di una reazione sufficientemente tempestiva, perché è stato ricordato anche all'inizio nella parte introduttiva, ci muoviamo in un mondo di nuove tecnologie, di nuove esigenze e con un'accelerazione molto marcata a cui non sempre corrisponde un'accelerazione tanto marcata da parte degli strumenti di tutela. Bene, tutte queste esigenze si stagliano su uno sfondo che ritroviamo in numerose norme, in numerosi elementi legislativi e numerose sentenze, io non ricordo da una che è delicata, che ci dice qualcosa, a mio parere, di molto importante, perché ci dice non solo che è necessario prevedere una tutela nei confronti dell'illecito, ma ci parla anche della necessità dell'efficacia di questa tutela, arrivando addirittura a dirci che la tutela deve addirittura prevenire l'illecito. Cioè non basta il normale approccio di prevedere l'illecità di un comportamento e sanzionarlo. Quello che si vuole ottenere l'esigenza va prima. Si prevede che un comportamento sia illecito, lo si sanziona, ma la sanzione deve essere così dissuasiva, anzi più dissuasiva, deve andare nel senso dell'impedire gli illeciti. Quindi ci allontaniamo dallo schema aquiliano classico e andiamo verso qualcosa di più, un'esigenza di tutela quindi posta in maniera particolarmente forte. Tanto che ci confrontiamo oggi, ne sentiremo parlare molto meglio, perché dei temi di questa slide parlerò poco perché parleranno meglio di me altri dopo di me. Ci confrontiamo comunque con degli strumenti di tutela che non sono quelli standard della responsabilità piena. Tant'è che sentirete parlare poi di come dei genitori, allora di cessare un comportamento probabilmente non basta più e devono intervenire gli ordini di oscuramento, e sentiremo parlare molto, i quali scontano anche un problema di conformazione, perché l'ordine che prende le mosse da un contenuto illecito, per dire in maniera un po' semplificata, si appunta poi sul modo di identificare questo contenuto, che cambia ovviamente dal punto di vista tecnico, se ci poniamo nei confronti di un ordine di misuramento rivolto solo verso gli MS piuttosto che verso gli IP, con il tema che qua vengono a quell'esigenza di reazione tempestiva di fronte a condotte che tempestivamente cambiano per sfuggire la sanzione, la necessità per esempio di poter modificare in corsa l'oggetto dell'ordine di oscuramento, che ha portato la conseguenza per esempio del Tribunale di Milano, ma non solo, alle dynamic injunction che consentono di modificare la loro portata, il loro formalmente il contenuto, purché rimanga ovviamente la medesima violazione. Ma di questo sentirete parlare meglio. Di certo, oggi abbiamo delle esigenze di tutela che vengono poste in maniera forte, abbiamo degli strumenti che vorrebbero veramente dare delle risposte altrettanto forti, molto declinati anche dal punto di vista della tecnologia. E tutto questo con una scelta, a mio parere, abbastanza netta, che vede il sistema del concorso lasciato sullo sfondo, perché la condotta lesiva, la nozione di condotta lesiva viene ampliata e che si sta incamminando probabilmente anche non solo verso una tutela inibitoria o di blocco o con il diviso di più parlatori, ma che va anche a seguire un po' il dato economico, e si propone anche proprio il report IUP che menzionavo prima, quello di Italia, ricordava recente giurisprudenza che va anche a sanzionare dal punto di vista economico.
economico dei soggetti che hanno avuto un ruolo che potrebbe essere di concorso nella contraffazione, anche nel caso di deputato, perché è avvenuto con una fazione in senso stretto. E l'attenzione al dato economico ci porta forse anche a guardare questa evoluzione dal punto di vista non solo di oggi o di quelle che sono le risposte che abbiamo oggi, ma provare a collocare queste risposte in un trend di evoluzione, perché la tecnologia o determinati settori si evolvono e le risposte che possono essere corrette in un certo momento lo possono essere meglio in altri momenti e contribuiscono ad allargare l'evoluzione del settore. Se voi vi soffermate sull'evoluzione che ha avuto la tutela dei diritti sui programmi per il lavoratore, con cui ho avuto particolarmente a che fare, lì si è passati da una dimensione di tutela, diciamo così, economici di mercato, a una progressiva tutela dei diritti del mercato, si è tutela fino ad arrivare a Dennis negli Stati Uniti, che ci dice basta, questa tutela così conformata rischia di essere un ostacolo alla ulteriore evoluzione del mercato. Bene, noi vediamo sicuramente l'evoluzione, a mio parere, tutto sommato nel complesso virtuoso, sia della rete sia del commercio elettronico, con determinate regole che calibravano e attribuivano la responsabilità. Probabilmente queste regole, che ne sentiremo parlare oggi, possono e devono essere ripensate, sempre nell'idea di intervenire su qualcosa che è in divenire e che fino ad oggi, a mio parere, ha portato veramente più vicino. E con questo mi fermo e auguro a tutti. Ringrazio l'avvocato Dragotti che nella sua relazione, che si è mantenuta perfettamente nei termini, ha affrontato temi importantissimi, non solo quello del concorso, ma anche quello della tutela preventiva e dei suoi limiti, in una prospettiva anche internazionale come è nell'avvocazione di diritto. Do ora la parola al professor Gambino, il quale ci parlerà di privacy, di big data e di diritto d'autore. Professor Gambino, che tutti loro conoscono, ricordo, è professore ordinario di diritto privato all'Università Europea di Roma e anche prorettore della stessa università, direttore e coordinatore della scuola dottorale di scienze umane, sempre dell'Università Europea di Roma. Ha una pluralità di interessi in una pluralità di campi, mi piace ricordare un suo ruolo molto attinente al tema di cui oggi, all'argomento di cui oggi ci stiamo occupando, perché è anche presidente dell'Italian Academy of the Internet Code, oltre che autore di numerosissime pubblicazioni. Lascio la parola al professor Gambino, ricordando anche a lui il limite di 15 minuti. Grazie. Un'unica dimenticanza, ma io sono stato professore di questa università e quindi forse è il titolo che in questo caso mi piace ricordare. Il tema è affascinante perché il rapporto fra privacy e diritto d'autore suscita un po' nell'immaginario collettivo un conflitto quasi potremmo dire ideologico. E cioè da un lato c'è un percorso che parte da lontano, i diritti inviolabili della persona, la persona, i diritti della personalità. Dentro i diritti della personalità, che nel nostro codice civile si limitano al diritto al nome, al diritto alla riservatezza, proprio dentro la legge del 41 sul diritto d'autore si trovano le fattispecie che vanno a nucleare come quella riservatezza dentro l'ambito della tutela delle fotografie, trova tutta una serie di contrappesi con riferimento al diritto bisogno della collettività di essere informati. E poi nelle declinazioni ultime, questa grande sfera dei diritti della personalità, un po' con la matrice anglosassone, comincia sempre di più a diventare un diritto a preservare, a custodire, in qualche modo a contenere nel segreto
quelle che sono le caratteristiche peculiari di ciascuno di noi. E qui entra in gioco una privacy che negli anni 50, arrivavamo dalla guerra, quindi c'erano, ahimè, le liste di proscrizione, quindi ancora la guerra fredda, l'idea che si potessero identificare le persone anche con una finalità evidentemente non amichevole, le multinazionali che adottavano attraverso gli strumenti del laboratorio elettronico, prima maniera, la stessa tecnica di identificare alcuni soggetti che viceversa interessavano soprattutto a fini di promozione commerciale, e poi con gli anni 80 una nuova cultura della privacy che si va ad ancorare a un'idea di fondo che il oggi interessato, il titolare del dato personale, sia colui che deve governare la circolazione dei suoi dati, di cui informativa, consenso informato, consenso trattamento, le varie liste, blacklist, whitelist, a seconda di quella che era la sensibilità del dato sanitario, del dato legato alla funzione religiosa, al voto politico. Arriviamo ai giorni d'oggi e c'è stata una sorta di rivoluzione copernicana rispetto al dato che riguarda la privacy, perché in maniera molto laica ci si è resi conto che questi dati hanno un valore economico enorme, e questo valore economico enorme è sostanzialmente accettato anche dal soggetto interessato che possa essere mercificato, possa essere utilizzato anche da coloro che ne hanno una idea di manipolazione a fini di lucro, purché il soggetto interessato tratta con qualche giovamento che in prima battuta è quello dell'accesso a un'informazione diffusa, un accesso anche a informazioni commerciali, e magari in questi ultimi 3-4 anni ci si è domandati: ma il fatto che io cedo i miei dati personali, non ovviamente quelli sensibili, ma i dati personali che sono necessari per qualsiasi acquisto online, implica che forse io sto dando anche un pezzetto di questa ricchezza enorme e quindi avrei diritto a una corresponsione di utilità. Dentro questo itinerario quindi potremmo dire che da una sorta di inviolabilità della configurazione del dato come in modo rappresentazione dinamica della propria personalità si scende oggi, con l'ultimo regolamento, all'idea che siamo dentro il mercato, siamo dentro la concorrenza, siamo dentro una contendibilità aperta dei dati che riguardano la persona. Accanto l'itinerario della proprietà intellettuale, dove lì effettivamente l'accezione, potremmo dire, non patrimoniale, morale, segue un'altra dinamica, perché al di là delle due vicende strette del diritto alla paternità e diritto all'integrità dell'opera, c'è sullo sfondo una visione complessiva di un arricchimento dell'umanità, del patrimonio culturale, con la disseminazione delle proprie opere dell'intelletto, che tuttavia deve sempre garantire contestualmente la giusta remunerazione al suo autore creativo. E quindi in controluce appaiono due percorsi paralleli che seguono la dinamica di una vicenda non patrimoniale e una vicenda patrimoniale al loro interno. Protezione della personale, diritti della personalità, inviolabili, indisponibili, addirittura Santoro Passarelli rifiutava questa categoria dicendo che andava a svilire i diritti della persona, non si potevano, diciamo così, chiamare in modo diverso i diritti della persona. Già diritti della personalità significava che si disgiungevano dall'integrità fisica della persona. E poi però lo sfruttamento economico di questi attributi, con tutto lo sfruttamento economico delle immagini e così via. Accanto la vicenda è abbastanza simile. Un cuore di titolarità esclusiva, ma piano piano, sempre di più, l'incombere di una mercificazione in senso lato di tutte quelle che sono le caratteristiche autoriali di spettanza dell'autore stesso. Quando si intrecciano queste due categorie? Si intrecciano quando effettivamente, potremmo dire attraverso anche dati, c'è sia un problema di tutela della riservatezza del dato,
sia però un problema di necessità di identificare il violatore di una regola che ha utilizzato materia coperta da copyright e dunque legittimamente chiede che venga fatta una disclosure sull'identificazione del soggetto che ha commesso quella violazione. E quindi la giurisprudenza comincia ad analizzare la prima casistica con riferimento alla necessità che il soggetto che si è visto leso un suo diritto IP possa identificare il soggetto responsabile. E allora lì, in quella prima fase, che potremmo dire un po' primordiale, effettivamente ci si è posto il problema del contemperamento tra questi due interessi. E il contemperamento è stato sostanzialmente raggiunto con l'idea che l'indirizzo IP, che in una prima fase sembrava essere qualche cosa di scollegato dal soggetto titolare che vi era dietro e quindi per certi versi non carico di quella dimensione personalistica tipica invece della parte inviolabile dei diritti al dato personale, diritti della personalità, strada facendo si è sempre di più affacciata all'idea che invece dietro c'è un elemento identificativo delicatissimo perché riguarda poi un essere umano in carne e ossa. E allora in quel contemperamento ha portato che nella mediazione, laddove potremmo dire la violazione fosse un po' di rango, semplifico molto, artigianale, beh, a un certo punto si scontrava con la barriera della riservatezza. Quando questa violazione fosse più di carattere seriale e quindi effettivamente quel lucro in debito nei confronti del titolare dell'opera fosse particolarmente consistente, ecco che veniva battuto anche a livello della riservatezza con riferimento al soggetto che era stato il violatore. Tutta questa prima fase evidentemente non ha più trovato un terreno fertile quando il problema non era più solo legato all'identificazione del soggetto che va a violare la normativa sul copyright, ma quando le stesse piattaforme, in modo sempre più rilevante, hanno cominciato a rappresentare dei modelli di business che facevano leva esattamente sull'accaparramento di quelli che erano oggetti di prima fila. E allora in questa seconda fase storica il problema non era più tanto andare a identificare e in qualche modo azionare il diritto nei confronti del soggetto che aveva infranto la regola, ma identificare un meccanismo direttamente in capo all'intermediario il quale evitasse da un punto di vista economico un depauperamento dei titolari di copyright rispetto evidentemente a una serie di azioni seriali che diventava anche abbastanza inutile andare a cercare il singolo soggetto che aveva infranto la regola. E allora qui il tema è diventato un po' più complesso, perché da un lato c'è la libertà di iniziativa economica tipica dell'Unione Europea e quindi anche le piattaforme hanno i loro modelli di business e quindi se devono farsi carico di una responsabilità aggiuntiva rispetto a quella tipica di chi esercita professionalmente l'attività dell'intermediazione, questa può avere dei costi. E tutto il tema del monitoraggio, tutto il tema delle misure tecnologiche di protezione casca dentro questo scenario che è tutto dentro il mercato, cioè qual è la soglia oltre la quale si va a violare una iniziativa economica che a quel punto non diventa più conveniente, e cioè è sempre necessario che ci sia una disclosure da parte delle piattaforme preceduta in particolare da un monitoraggio, perché altrimenti quella disclosure non è possibile se prima non si attiva un meccanismo di tracciamento di tutti i soggetti che stanno infrangendo le regole all'interno di quella piattaforma. E questo porta alla terza fase con la proposta di direttiva copyright, dove si cerca di identificare in quelle piattaforme dove la mole di dati è particolarmente consistente in quelli che per legge dovrebbero operare quel monitoraggio, perché effettivamente è un modello di business che contrasta enormemente con quelle che sono i diritti di privativa di alcuni territori.
Davanti a questo scenario la privacy evidentemente ha subito una metamorfosi. E forse questo è l'aspetto su cui dovremmo riflettere un po' di più a cominciare da questo punto. E cioè, proviamo a ragionare in questo modo. La tutela del dato è strettamente collegato alla tutela della rappresentazione personale che c'è dietro al dato. E quindi ci sta un segmento tra l'identificazione, per esempio, dell'indirizzo IP, con la necessità di preservare in capo ad un soggetto in carne e ossa una sfera di abitudine, azione, comportamenti, relazioni con gli altri, che sono necessariamente dentro i diritti inviolabili della persona. E quindi se quell'indirizzo implica una identificazione di una persona, quella persona oggettivamente si sente messa, diciamo così, al nudo davanti alla collettività. Ma nel modello attuale sembra abbastanza irrilevante l'identificazione di quella persona. E cioè ormai, a cominciare dagli internet service provider e tutte le piattaforme, non è più decisivo capire qual è l'identificazione dell'identità, è molto più importante ricavare i comportamenti di questi soggetti. E cioè è un po' come quando a un certo punto abbiamo studiato per la prima volta quei contratti che si fanno con l'acquisto nei supermercati. Non c'è più un problema di identità e quindi tutta una serie di vizi del consenso legati anche agli errori, alle percezioni della vicenda, mettendosi dentro la sfera personale del contraente, ma sono sostanzialmente indifferenti i contraenti in quel caso. Tutto si gioca sull'acquisto, tutto si gioca sull'apprezzione della merce e il pagamento del corrispettivo. Sono, potremmo dire, contratti senza identità. E beh, adesso effettivamente, se con questa, potremmo dire, mercificazione totale del dato personale, una utilità che torna in capo allo stesso soggetto interessato, e poi piattaforme che non sono interessate al tratto inviolabile di quel soggetto, ma sono interessate alle sue abitudini economiche, allora a questo punto io ritengo che in prospettiva questo contemperamento subisca anche questo una metamorfosi in favore, a questo punto molto radicale, dei titolari del documento, perché non c'è più un'esigenza di preservare quel diritto inviolato, c'è viceversa l'esigenza di identificare il soggetto che ha violato a prescindere dalla sua parte identificativa. Aggiungiamo negli scenari forse un po' apocalittici dei prossimi anni, blockchain, smart contract e tutta una serie di automatismi, qui il rapporto non è più tra identificazione soggettiva, comportamento, violazione con effetto, ma il rapporto è fra patrimonio, violazione ed effetto. E cioè si potrebbero immaginare dei meccanismi remunerativi che vanno ad aggredire direttamente il patrimonio del soggetto che ha infranto la regola, non toccandosi minimamente il suo aspetto identitario. E quindi si realizza a questo punto appieno un mercato che, come tutela, non ha più bisogno di identificare il soggetto, anche fino a una banale notifica, perché tanto nel domani la notifica non è più fatta nel domicilio fisico dove ci serve l'indirizzo e quindi alla fine entriamo nel rapporto interpersonale con un soggetto, ma è di nuovo un tratto che non identifica i contenuti della personalità che c'è dietro. E magari si potrebbe anche immaginare che a quel punto, attraverso meccanismi di provvista, oggi le carte di credito, domani vedremo che cosa, si può andare ad apprendere direttamente la somma che corrisponde al risarcimento da pagare in capo al soggetto che ha visto questo proprio diritto. Allora, questo meccanismo mi fa dire che mentre oggi, ancora nel breve periodo, probabilmente ci sarà una certa conflittualità tra l'elemento personalistico tipico del dato personale e tutto lo scenario dell'adeguata remunerazione del datore, che anche questo, diciamo, è a livello costituzionale, però certamente nel momento in cui convenzionalmente è entrato nel diritto di proprietà, appartiene, potremmo dire, alle res più che alle persone.
e la parte personalistica, rimane ovviamente il tema dell'integrità e della paternità, e qui la parentesi da chiudere è sempre quella che, con riferimento al tema dell'integrità dell'opera, c'è sempre una sottovalutazione oggi di quello che anche una violazione patrimoniale del diritto d'autore spesso si riverbera anche sulla parte, chiamiamola, morale dell'autore stesso. Questa è la parentesi giusta. Allora, la mia proposta di lavoro è di ragionare in termini, potremmo dire, anche tecnologicamente avanzati, con non solo misure tecniche che possano andare ad indagare, a verificare qual è il soggetto che ha infranto la regola e quindi a questo punto impedire che ci siano degli atteggiamenti, ma allo stesso tempo immaginare anche dei meccanismi di, potremmo dire, pagamento anticipato all'interno di alcune piattaforme che consentano di creare alcune provviste, come se fossero delle caparre, o meglio, delle clausole penali. Cioè, a un certo punto, esattamente come uno smart contract, nel momento in cui si accede a una piattaforma e si violano delle regole, automaticamente è già inserita una clausola penale e quella clausola penale può essere immediatamente eseguita, attivata con enforcement a questo punto telematico a favore del soggetto che ha distorsa la sua prerogativa autoriale. E l'identità a questo punto è totalmente differente, perché il meccanismo si gioca sul patrimonio. È ovvio che queste sono parole di libertà, ma provo a tracciare un orizzonte sul quale dobbiamo affrontarci. Vi ringrazio. Grazie professor Gambino per la ricostruzione storica e per le prospettive interessantissime.